30 giugno. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Esodo 3:2. L'amore di Dio non si consuma mai. Mosè ebbe una strana visione quando uscì dal deserto e si trovò nei pressi della montagna di Dio. Stare davanti alla presenza del Signore provoca grandi cambiamenti nella nostra vita. Quello che pensiamo che non possa mai accadere, accade perché dove c'è Dio c'è anche la sua potenza. L'impossibile diventa possibile. Per noi è difficile da comprendere, ma sappiamo che è così. Mosè vide un pruno che ardeva e che non si consumava, qualcosa di meraviglioso, di straordinario, di inspiegabile, ma fattibile per Dio, che può fare ogni cosa e intervenire in ogni aspetto della nostra vita. Questa scena ci fa comprendere come la presenza di Dio non consuma l'uomo, ma lo fa vivere davanti alla sua maestà. Nella Bibbia il fuoco è usato come simbologia del bene eterno, come nel caso del pruno, e come male eterno nel caso della genna infuocata. Sta a noi scegliere da quale fuoco vogliamo essere scaldati o bruciati.